Buongiorno Presidente, è stata una giornata di annunci importantissimi. Abbiamo di nuovo la fortuna di continuare con il nostro capitano, il capitano Eugenio Rota, che ha firmato per almeno altri 2 anni. Sulla base di questo solido gruppo, io volevo chiederle quali sono i programmi per questo nuovo campionato di A2 che sarà più competitivo di sempre. Intanto è tutto un bel campionato produttivo, bravo, perché hai detto tante cose giuste. Abbiamo aspettato di annunciare Eugenio perché credo che il campo venga prima sempre di tutto, no? Quindi c'era ancora la squadra di Udine impegnatissima nei playoff e quindi era giusto che tutti i fari fossero tutti lì. Adesso credo che anche per voi, no? Se potete avere notizie, e quindi abbiamo pensato che fosse il momento giusto per annunciare il rinnovo di Eugenio, che incarna perfettamente lo spirito Eagle e che garantisce continuità, e anche di Martino Mastellari, che è solo da un anno con noi ma che ha dimostrato l'entusiasmo, la passione, la voglia di rimanere, che per cui è stato quasi automatico trovare la soluzione che soddisfacesse entrambi per un rinnovo. Eugenio rappresenta lo spirito Eagle, la continuità, la forza di questo gruppo, la voglia di andare oltre i propri limiti, la voglia di continuare a stupire. Quindi prossimo anno proveremo in una A2 unificata a 20 squadre, che sarà meravigliosa, però particolarmente difficile. Ogni anno ci dicono, ma ce la fare con questi promossi, ma come farete? Boh, ce l'abbiamo fatta. Quest'anno è il giro rosso, è più difficile, andrete giù sicuro? Boh. Speriamo che ci dicano così anche quest'anno. In realtà saremo all'altezza della situazione, crediamo che il gruppo sia forte e proveremo a guardare verso l'alto, ma con grande umiltà e con grande solidità di questo gruppo, che non è presuntuoso ma molto ambizioso. Parlando proprio di questo gruppo, lo stesso Rota ha detto che è la sua unità, il fatto di aver giocato tanto a tempo assieme sotto una guida espertissima, molto competente, lo abbiamo visto contro coach anche esperti come coach Pilastrini, darà l'opportunità di guardare ad una stagione più tranquilla anche alla suo inizio, perché abbiamo visto che poi siete venuti fuori alla distanza, avete dimostrato anche mettendo in grandissima difficoltà Cantù, che ha sfiorato gara 5 contro la piccola Cividale, quindi questa umiltà è sempre parte di questo gruppo, ma un gruppo che ha grandi qualità. Allora, lei ha detto che è presto per parlare di mercato ed è giustissimo, sì. La stagione deve ancora finire e facciamo forse anche un in bocca al lupo ai cugini di Trieste. A tutte e quattro le finaliste, che vince veramente la migliore. Parlando di questo, per guardare al prossimo campionato verso l'alto bisogna anche considerare il tema della promozione diretta. Cosa si aspetta dalle big di questo campionato, magari anche di quelle che escono un po' deluse da questa stagione, come Torino mi viene in mente? Beh, ma hai ragione, infatti, a parte che credo sia giusto mettere anche la prima vada su diretta, no? E poi magari garantire un secondo posto attraverso i playoff, come mi piace molto anche l'introduzione delle play-in. Chiaro, noi non saremo fra quelle che ambiranno arrivare al primo posto, poi non si può mai dire mai, però non è quello il nostro obiettivo. La nostra gente ci vuole bene perché siamo molto realistici e, come diceva prima Eugenio, l'obiettivo prossimo anno, partendo da un gruppo molto consolidato che gioca quasi a memoria, con un allenatore che conosce a memoria tutti, è di partire con meno ansia, di non arrivare a Natale col capo al collo sul Ponte del Diavolo e dire c'è Fasino comunque, no? Perché era una roba, ragazzi, io soffrivo comunque. Cioè, per me, ma non soffrivo perché gli sponsor mi dicevano ti tagliamo i soldi, o perché Pilla diceva mi dimetto, o perché Redivo diceva guarda che ce l'andiamo. No, soffrivamo come dei matti, ma io soffrivo vedere la gente che non era felice. Allora lì apri il cordone delle borse, butti qua l'altro ostacolo e prendi d'oro l'emb. Poi uno più uno non fa non due, però magari ogni tanto uno più uno tende verso il due, poi non è stato solo quello. Detto questo, ci saranno alcune squadre, sicuramente le due che non saliranno, no? Più sicuramente Udine, ma anche altre società, Forlì sicuramente, che proverà ad arrivare al primo posto. Quindi mi aspetto un livello altissimo, tante squadre fortissime e tante squadre magari che partiranno dietro le quinte come noi, che si baseranno più sulla solidità del gruppo. È chiaro che a questo punto però diventa decisivo anche scegliere bene il secondo americano. Per chiudere, ha fatto una riflessione importante sulla sostenibilità del nostro basket come movimento a tutto tondo. Allora, il progetto Eagles è unico, è soprattutto basato sulla gente, lo abbiamo ripetuto, lo abbiamo visto durante la stagione, palazzetto sempre pieno, soprattutto nei momenti di grande difficoltà. Ha detto però che non voleva dilungarsi su quello che secondo lei sarebbe giusto fare per aiutare questo movimento. Ecco, allora io le chiedo veramente in 30 secondi quale potrebbe essere un'idea.
le società dovrebbero supportate di più. Qui questo, cioè, dietro ogni società sportiva che rappresenta le 20 squadre che giocano in Serie 2, ci sono 20 comunità, no? Ci sono 20 città, 20 province, ma 20 comunità in senso largo, di gente che vive aspettando la partita del sabato e della domenica per unirsi intorno alla maglia. Ed è un campionato molto di italiani, dove ci sono solo due stranieri, mentre la 1 è il top team. Io ho visto ieri sera Venezia contro americani. Con, tutti americani. Sims, tutti Tucker. Americani. Cioè dici, allora ogni tanto entra il figlio di Casarin, no, però è di là la Virtus Bologna, se non gioca Paiola o ogni tanto Polonara, siamo lì, eh. Sì, sì, o ovviamente Belinelli, quello è magari un po' diverso, cioè, però la 1 è fuori concorso. Noi dobbiamo fare qualcosa per fare in modo che i grandi proprietari continuano a investire in questo movimento. Bisogna trovare delle formule di aiuti fiscali, non lo so. Io ho creato un sistema diverso, no? Alla fine però dipendiamo tutti dagli sponsor, chi più chi meno. E Armani Jeans, se domani il signor Armani decide che è finita, l'Armani non farà più l'Eurolega. Se invece spende 30.000 all'anno, verrà con l'Ena 2. Quindi il movimento basket, soprattutto dalla 2 in giù, va aiutato, va trovate le soluzioni. Ce ne sono, io le avevo anche suggerite. Bisogna trovare il modo per reperire risorse nuove. Bisogna creare un circuito televisivo adeguato, bisogna creare delle fonti per incentivare gli sponsor di ulteriore richiamo. Ci possiamo fare, perché l'humus c'è, la passione c'è, poi ci sono degli eroi come me che invece di stare a casa a fare altro decidono di fare un progetto seminale. Ma perché io sono matto, perché amo la pallacanestro, mi fai l'unico più della mia vita. Ma e loro ho creato questa cosa qua e ho trovato altri matti che abbiamo seguito tutti i matti insieme e abbiamo creato una realtà che sta in piedi. E il nostro grande vanto non è tanto tecnico, che è vero, ma il fatto che economicamente regge, siamo a posto, siamo in piedi, siamo in linea, però è una fatica enorme, è una fatica enorme, e devo dirti che gran parte degli sponsor che ci appoggiano lo fanno per amore del territorio, ma non per un vero ritorno. Bisognerebbe capire cosa poter offrire a questi sponsor, al di là dell'amicizia che ci può essere fra me e loro, per far sì che investano sempre con questo amore per il territorio, ma cercando di dare anche loro dei vantaggi per cui lo facciano ancora con più piacere. E allora forse mi sono un po' dilungato. No, va benissimo così, perché questo le avevo chiesto di dare un'infarinatura anche di quelle che è la sua idea. Ci sarebbero delle soluzioni. Una di queste, secondo la mia personalissima opinione, ma immagino anche la vostra, è creare degli ambienti per la squadra, per la gente di grande livello. E quanto è importante in questo i lavori che si stanno facendo al Palagesteco, che verrà ampliato, abbiamo detto due restyling, uno questa stagione, uno probabilmente la prossima. Beh, è decisivo, è chiaro che se non hai un palazzetto dietro, è inutile programmare una promozione se non hai un impianto. Quell'impianto devi cucirtelo addosso, quindi se tu vieni a Cividale, tutto quello che si respira si identifica perfettamente in me e nel mio gruppo di lavoro. Quindi si crea, e da lì nasce la magia, la annusi, non la tocchi ma la annusi. E poi per me è fondamentale avere anche la clubhouse davanti, dove tu raduni gli sponsor. Hai ragione, oggi è decisivo avere impianti all'altezza. Che non vuol dire fare arene da 8 10.000 posti, vuol dire fare arene a misura d'uomo, secondo quello che la tua realtà ti dice di fare, ma che soprattutto siano in grado di ospitare sponsor, tifosi e ambiente, perché i nostri primi sponsor sono i nostri tifosi.